a Radio.0 il mio amico Diego Paura. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te Mario, buongiorno Mariano. Buongiorno. Al nostro grande regista, a tutti i radioascoltatori di Punto Zero. Beh, il quotidiano Il Roma, fondato a Napoli, come tu ben sai, e noi festeggiamo il compleanno da 153 anni insieme. Sì, sì, una bella vecchietta, un bel vecchietto. Quindi dal 1862 la prima voce del Sud Italia, Il Roma, e il quotidiano per il quale da 19 anni presto la mia attività, quindi sono felicissimo e orgoglioso di vestire questa casacca. Ebbene sì, oggi però sei qui per un evento importante che ti vede protagonista, perché tu sei il direttore artistico di che cosa? Beh, sono protagonista perché sono direttore artistico dell'Arcobaleno Napoletano. Su Radio.0, le 12:33 minuti. Buongiorno a tutti. Da Mario Pelliccia, accanto a me stavolta non ho il della morte, bensì... Siamo poco distanti, abbiamo paura. Tra paura e della morte, vagliù, il malcapitato qui sono proprio io. Sei tu, poverino, che sei in mezzo a questi due cognomi terribili. Allora, Diego Paura, Ariciao, e Ariciao. Grazie per aver accolto il mio invito a venire qua. Ma io sono felicissimo di stare qua oggi, anche perché così vi faccio risparmiare una telefonata. No. Allora, innanzitutto voglio dire che Diego Paura ufficialmente nello staff di Ci Metto la Voce. Sono felicissimo e ho visto anche il sito, onorato di stare in questa bella squadra. Eh sì, perché poi io dico sempre una cosa, no? È inutile primeggiare, io sono più di te, tu sei più di me. Ma è inutile primeggiare, si vince facendo gruppo. Sempre. È vero, no? E questa è anche una delle filosofie delle tesi fondamentali di Arcobaleno Napoletano. Tra l'altro io ho solo il privilegio di farne parte come direzione artistica, ma può darsi che il prossimo anno la produzione di questo spettacolo decida di sostituirmi, quindi no, però no. La cosa bella è che noi siamo una squadra e non è che vince Diego piuttosto Anna piuttosto Mario, no, vince il gruppo, vince Arcobaleno Napoletano, perché fondamentalmente un evento, sottolineo, di solidarietà, collaborazione con la Fondazione Melanoma Onlus, presieduta dal professor Paolo Ascierto della Pascale. Sfido chiunque a dire che è un evento sul quale qualcuno lucra, perché oggi purtroppo dobbiamo sottolineare che la beneficenza la fanno tutti, però per le proprie tasche. Allora Diego, guarda, io quando parlano, sparlano, mettiamoci la S dinanzi, no, come prefisso, sparlano, io dico che a un certo punto è sempre buono, perché come diceva il Mussolini nazionale, in bene o in male purché si parli, però non, come si dice, non diffamare, perché io che sono entrato quest'anno in questo progetto col tuo invito, grazie. Io che Anna siamo stati felici, dico Anna perché giusto sottolineare che Anna Capasso è l'altra anima di questo premio, di questo evento, e diciamo lei preferisce giustamente stare dietro le quinte, però è colei che si fa l'anima anche quadrata, per non dire altro. No, avete messo su un grande progetto che stava andando avanti dal 2012. Sì. E leggevo un po' le recensioni degli anni scorsi e voglio dire, signori, qui ci sono dei nomi che sono stati premiati io parlo di eccellenze campane, eccellenze napoletane. Cioè, ricordiamo qualcuno del 2012, Diego? Basta ricordare, tra i tanti abbiamo avuto il grande Gigi Finizio, abbiamo avuto il compianto Mario Da Vinci, un grandissimo uomo soprattutto e poi un superbo artista, abbiamo avuto Eddie Napoli, Patrizio Oliva che fu premiato per il suo debutto nello spettacolo teatrale Due Ore all'Alba, che divideva il palcoscenico appunto proprio con Anna Capasso, e poi va ricordato anche altri personaggi come Carlo Missaglia, Antonello Rondi, Antonello Cascone e Gloriana, che sono protagonisti della scena locale Gloriana, da diversi anni. Beh, Gloriana, sì, è una colonna di Napoli, di quella Napoli che fa il passaggio dal bianco e nero al colore, dal vinile al digitale, esatto, così possiamo dire. Come no? Diego, come nasce l'idea di creare questo arcobaleno napoletano e poi perché arcobaleno? Beh, questa idea nasce perché vuoi o non vuoi, purtroppo in ogni famiglia, ognuno di noi c'è qualche evento triste che ti segna. Eh sì. E io ti dico che sono stato purtroppo segnato già dalla giovanissima età, quando appena ho fatto 18 anni, dopo un mese ho perso mamma proprio lì al Pascale.
quindi di conseguenza ho avuto sempre dentro di me questa indole, questo desiderio di creare, di ideare un qualcosa che potesse in qualche modo ricordarla, celebrarla, anche se purtroppo l'ho vissuta solo appena a 18 anni. E si sa che, specialmente i maschi, che siamo tutti mammoni, a 18 anni perdere la madre è una batosta. Assolutamente. No, ma la cosa bella è che, diciamo, purtroppo, come hai detto tu, in ogni famiglia c'è questo male che almeno a ognuno di noi ha segnato. E la cosa di cui io ti do lode a te e do lode ad Anna è che voi, in un evento così talmente di, come vogliamo chiamarlo, di solidarietà, riuscite anche a trovare spazio per regalare qualche sorriso, addirittura qualche speranza. Sì, beh, credo che sia soprattutto un nostro obbligo, noi fortunati, chiamiamoci così, speriamo ancora per tanto tempo, così come auguriamo a tutti, dobbiamo prestare, non ti dico la giornata intera, ma parte del nostro pensiero, parte del nostro tempo, proprio per chi ha purtroppo qualche problema, e quindi attraverso un sorriso, attraverso l'esibizione di un artista canoro piuttosto che uno teatrale, riesca appunto a dimenticare per qualche istante la triste realtà che vive. Passa il 2012, arriva il 2013. Personaggi che il comitato promotore dell'evento scelse Francesco Cicchella, che è, giustamente come dicevi tu, il vincitore di tale e quale show. Ciao Cesco! Francesco è un grande artista, un grande protagonista della scena. Poi abbiamo avuto grandi nomi. Nel 2013 basta ricordare un premio alla carriera ad Angela Luce, che è appunto veramente la storia della canzone, non solo dello spettacolo napoletano. Abbiamo premiato Antonella Morea, che è un altro grande nome della scena artistica partenopea, Pietro Pignatelli, che ricordiamo è l'unico artista napoletano che fa musical a livello nazionale, tu come ben ricordi, Lorella Cuccarini, diciamo, è l'artista che ama molto Pietro Pignatelli artisticamente, appunto, scusami il gioco di parole, Enzo Gragnaniello. E qui tocchiamo ancora la storia della nostra Snigherotto, sì, Francesco Albanese, Lino Barbieri, poi tanti altri ancora. Aspetta che leggo. Ah, aspetta, nel 2013 abbiamo premiato Veronica Maia. Veronica Maia, la napoletana Veronica Maia, che tra l'altro assume il ruolo di conduttrice in questo evento di quest'anno, vero? Sì, quest'anno abbiamo avuto il piacere di dividere il palcoscenico con Veronica Maia, con Enzo Calabrese e con te, quindi non dimentichiamo che c'è questo terno da giocare su Napoli, su tutto e anche sulla nazionale, quindi giocatevi Maia, Calabrese e Pelliccia. E manchi tanto, amico caro, davvero. Tante cose sono rimaste da dire. Un capolavoro dell'artista milanese Adriano Celentano, che fa poi da colonna sonora a questo grande evento di mercoledì 2 dicembre, ore 20:30, Teatro San Nazaro di Napoli. Perché avete scelto il San Nazaro? Beh, per ovvi motivi il San Nazaro l'abbiamo scelto soprattutto perché è la bomboniera di Napoli, ubicato in una zona centralissima che è via Chiaia, quindi facilmente raggiungibile, anche se qualcuno lamenta, dice ma lì il parcheggio, vabbè, ci sono sei garage, ci sono delle convenzioni anche per quello che riguarda i garage, quindi ritorniamo al perché Teatro San Nazaro, anche perché sono stato legatissimo a questa sala, ho prestato in passato, quando mi occupavo anche di uffici stampa, della comunicazione del Teatro San Nazaro, è un teatro che ho sempre amato, sono andato a vedere, poi soprattutto c'era l'icona dello spettacolo napoletano e non solo, che era la grande Luisa Conte. Sono stato un grande amico anche della sua compianta figlia, l'unica figlia femmina, diciamo, che c'era della famiglia Sansone, e quindi di conseguenza, e poi anche con Lara e con Ingrid ho un ottimo rapporto, col direttore Sasà Vanorio, veramente San Nazaro sono legatissimo. Direttore artistico Diego Paura, quest'anno un calendario di ospiti, allora innanzitutto vi devo fare i complimenti perché avete fatto un cast quest'anno spettacolare. Vogliamo dire un po' chi ha invitato, dai, tutti dal teatro alla cultura. Sì, però volevo solo fare un accenno a due
due nomi dell'edizione 2014, perdonami perché ci siamo fermati prima al 2013, sì. Però amavo ricordare che nel 2014, ovvero lo scorso anno, abbiamo avuto il piacere e l'onore di premiare tra i tanti Luca De Filippo, Mirna Doris, Marzio Onorato, sì, sì. Poi abbiamo avuto Peppe Iodice, Enzo Campagnoli, Marinella, Maurizio Marinella, Marco Zurzolo, veramente tanti nomi, la grande poetessa Tina Piccolo con Nappa, che hanno fatto il libro Napoli nel cuore, Anna Maria Ackerman. Allora veramente grandi nomi, e siamo onorati anche quest'anno di proporre un parterre di premiati scelti dal comitato promotore. Veramente di prestigio. Sentiamo. Allora, per il teatro i riconoscimenti andranno a Mariangela D'Abraccio, Mariano Rigillo e Gino Rivieccio, il gentleman della comicità. No, mi deve fare due cose: mi deve fare un attimo Sarri e mi deve fare un attimo Bassolino. Ho sentito quella gag di Bassolino, spettacolare. Poi sicuramente Gino sarà e saprà divertire la platea a modo suo. Poi abbiamo per la musica uno dei più grandi artisti percussionisti, che è Ciccio Merolla. Ciao, che Ciccio. Tra l'altro si divide anche con la cinematografia, facendo parte anche di due pellicole come Song e Napolo, quella dello scorso anno dei Manetti Bros, e anche quest'altra in uscita dove c'è lui con tutti gli altri rapper della scena nazionale. Poi passiamo alla cultura. La cultura abbiamo veramente un tris di eccezione, con Vittoriana Abate di Porta a Porta della RAI. Vittoriana Abate presenterà ovviamente la sua ultima creatura, che è il libro Le verità sommerse, che parla a modo suo delle verità sul naufragio della Concordia. Poi abbiamo Paolo Chiariello, che grande! È il corrispondente per la campagna di Sky TG24, e infine abbiamo Antonello Velardi, che è il vice direttore del Mattino. Poi passiamo alle istituzioni, con altri due nomi veramente che mi pregio di dire d'eccezione, come Alessandra Clemente, che è l'assessore alle politiche giovanili del Comune di Napoli, e Domenico Pesce, che è il presidente dell'UNICEF Napoli, sì. Mimmo Pesce, conosciuto come Mimmo Pesce, però il suo nome chiaramente è Domenico. Poi, attenzione, abbiamo per il cabaret due nomi che sono anche di grande rilevanza nazionale, perché stiamo parlando di Pasquale Palma da Made in Sud di Rai 2 e Antonio Riscetti del Boss dei Comici della 7. Sì, bello. Poi passiamo al cinema, e qua secondo me a te brillano gli occhi, perché prima mi hai nominato Sergio Assisi. E in più abbiamo Davide Marotta, che è non solo l'indimenticato protagonista dello spot della Kodak, ma Davide Marotta uscirà il 7 dicembre nel film Il professor Cenerentolo, accanto al grande Pieraccione, accanto a Laura Chiatti. Quindi il terzo nome di questo film è Davide Marotta. Grande. E inoltre presenza femminile per cinema e TV è Giovanna Rei, che recentemente è stata protagonista della serie TV di Rai 1 Sotto Copertura. Sì. Proseguiamo con l'arte in cucina, dove abbiamo Pietro Parisi, che è lo chef contadino, colui che nelle puntate di Mi Manda Rai 3 spiega per filo e per segno tutto quello che si può utilizzare di un prodotto della terra. Lui non butta niente. Bravo. E fa capire che veramente in cucina e nelle famiglie c'è molto spreco. Per l'arte e tradizione abbiamo per la musica Antoine, che ci regalerà un classico della canzone napoletana. Per il teatro Agora Arte, a cura di Renato Di Meo. Infine, per la cultura, un grande nome, un grande professionista e un grande nome delle istituzioni, Pino Giordano, già prefetto di Napoli, che sarà premiato anche per la sua attività di paroliere. Ricordiamo tra i tanti successi Ipocrisia, portata al successo da Angela Luce, secondo al Festival di Sanremo, e un classico della sceneggiata per Mario Merola, Chiamate Napoli 081. Infine, gli ospiti, abbiamo direttamente il vincitore di MasterChef Italia 2015, che è Stefano Callegaro, quindi c'è questo grande protagonista professionista della cucina. Abbiamo Lara Sansone, che è l'attrice, regista e direzione artistica del Teatro San Lazzaro, e prego di presentare te l'ultimo ospite della serata. Una mia amica, una cantante e attrice, Anna Capasso. Ciao Anna. Ciao, buongiorno a tutti. Ci sarai anche tu, mi raccomando. Sì, ci sarò, ma soprattutto per dare un contributo alla causa. Perché Bene. Parliamo della Fondazione Melanoma, che è praticamente la fondazione che si occupa
nella risoluzione del tumore della pelle, il melanoma, che purtroppo noi insomma ne parliamo un po' così a distanza, ma in effetti è un tumore che in stato avanzato può colpire le cellule cerebrali e quindi portare alla morte. E insomma, insieme all'associazione alla Fondazione Melanoma, noi portiamo insieme alto il nome, cerchiamo di dare il massimo per poter far raggiungere degli obiettivi economici. Teatro San Nazaro di Napoli, mercoledì 2 dicembre 2015, ore 20:30. Quanto costa il biglietto? Beh, il biglietto non costa, perché noi facciamo una serata di inviti, come sempre l'associazione che presidiamo con l'Arcobaleno Napoletano, non ci sono costi per il biglietto, ci sono gli inviti e poi spontaneamente ci auguriamo che ogni nostro invitato possa fare un piccolo gesto di solidarietà con la Fondazione Melanoma, dove c'è una postazione proprio per la raccolta fondi. Allora, conduce l'evento Veronica Maia con Enzo Calabrese e quest'anno? E le incursioni di Mario Pelliccia. Le incursioni quest'anno mi hanno dato un ruolo così talmente delicato. Io sei quello lì di rottura. E io rompo. Rompi, devi fare come faceva Bagni quando giocava nel Napoli, a gamba tesa toglieva la palla agli avversari. Enzo Calabrese, stai attento! Enzo Calabrese, la voce di Enzo Calabrese io la sogno anche di notte. Beh, ha una voce spettacolare. C'è qualcuno che la imita pure, perché Enzo Calabrese, guarda, l'ultima volta che è stato intervistato, lui ha così dichiarato: non devo chiedere grazie a nessuno, sono arrivato dove sono arrivato, non ho mai preso contributi, sono qua per questo giusto riconoscimento alla beneficenza. Passo la linea a Pelliccia. Ricordiamo anche la conferenza stampa che ci sarà. Quando? Di questo evento il giorno 30. Lunedì 30 novembre alle ore 11, sì, presso la Commercio di Napoli, Piazza Carità. Bravissimo. Piazza Carità, piazza come si chiama? No? Si chiama Piazza Carità. Piazza Carità. Piazza Carità, Confcommercio, primo piano, conferenza stampa lunedì 30 di novembre, mentre lo spettacolo è al teatro, segnatolo, Teatro San Nazaro, mercoledì 2 dicembre 2015, ore 20:30. Per chi volesse gli ultimi inviti rimasti, come deve fare? Deve inviare una mail ad arcobalenonapoletano@libero.it. Grazie Anna Capasso. Grazie a voi e vi auguro una buona giornata e un bacio a tutti i radioascoltatori. Grazie Diego Paura. Grazie a te Mario, grazie a Radio Punto Zero che mi ha ospitato in questa trasmissione e mi ha dedicato questo ampio spazio. Ringrazio l'editore Stefania Sirignano e ringrazio tutti i tecnici e i tuoi collaboratori.